Ciao gente simpatica, io sono Waldorf e oggi siamo di nuovo su Theia, Crimson Eclipse, eccetera, eccetera. L'altra volta, tra le tre scelte, il gruppo di Horus, il gruppo di Seth Svenuto e il gruppo di Ferion, ho scelto quest'ultimo perché così potevo salvare. Allora, questo dovrebbe portare in salvo i prigionieri, credo, quindi dovremmo andare al campo base, esatto. E comunicare che Grant era un cattivo e tutto il resto. Oh, già una scena. Neanche arrivati è già una scena. Sento uno strano odore. Non credo di essere mai stato in un posto simile prima d'ora. L'odore di casa e libertà. Ma dove ci avete portati? Cos'era questo sparo flescioso? Questa è la nostra casa, la base segreta dei Maverick. Quindi possiamo nasconderci qui finché non è... Ah, chiaro, la presentazione del covo da Seth e Grant. Quindi possiamo nasconderci qui finché non escogitiamo qualcosa per tirarci fuori da questo disastro? Esattamente. Maverick, e per quale motivo vivete in questo posto nel bel mezzo dell'oceano? Diciamo che non siamo esattamente degli angioletti. Siete dei criminali. Se opporsi al trattato per il bene della povera gente vuol dire essere criminali, allora lo siamo e siamo fieri di esserlo. Avanti, entriamo, vi presento agli altri membri. Alcuni sembrano minacciosi, ma siamo tutti brave persone in fondo. Ma sì, e poi c'è anche Neon, sarete felici di rivederlo, immagino. La cosa preoccupante però è che Grant sa dov'è il covo, ed è molto preoccupante. Potrebbe venire qui da un momento all'altro. Quanta tecnologia. Oh, sacro Rion, dovrei denunciarvi per tutto questo. Grant adesso però non provarci neanche. Già. Dove avete trovato tutti questi arnesi? Un po' qua, un po' là. Andiamo nel corridoio centrale, dobbiamo fare apporto a Majen Ray. Chi è Majen Ray? Noi tutti la chiamiamo mamma, è la fondatrice di Maverick. La chiamiamo in questo modo perché la maggior parte di noi è orfana. E mamma si è sempre presa cura di noi, fin da quando eravamo ragazzini. Noi non sappiamo molto del suo passato, ma non ci interessa. L'importante è che ci voglia bene e che sia una brava persona. Basta che non faccia la volta gabbana come l'Ademis, come Grant e come tutte le altre 50.000 persone in questo gioco. Ah, ok, scusate, sfogo personale. Saremo dei criminali, ma tutto ciò che facciamo è per il bene dei poveri. Con l'aiuto dell'Atlas possiamo aiutare a guarire le persone, a migliorare la loro vita. Senza l'Atlas e senza mamma a quest'ora avrei un braccio in meno. Infrangere la legge a fin di bene. Sono perplesso. Ma in fondo approvo ciò che fate. Non è poi così male questo odore metallico. Chissà, Rudra, potrebbero anche darti gli occhi. A buon prezzo anche. Hey. No, dovremmo andare da Majen Ray. Sì, avete ragione. Salviamo, non si sa mai. Nel caso ci sia una battaglia contro Majen Ray. No, magari no. È forte questa cosa che si approfitta di un ritorno nella base per rispiegare i flashback di cosa è successo prima. Ehi, salve Majen Ray. Ehi, Sianoe, dove si è cacciata mamma? Sianoe non parla, dovresti saperlo. Piantala Ferion, lo sai come è fatto? Chi è quel ragazzino? Perché non parla? Non è un ragazzino, o almeno non lo so. Nessuno lo sa. Lui o lei è Sianoe. Il nostro esperto di informatica e hacking. Non esiste cosa che non sappia fare con un computer. Peccato che di fuori di qui non si usino più. Io invece sono Yel Lenton, ma voi potete chiamarmi Yel o Donald... non ho detto niente. Piacere di conoscerti, io sono Seth. Ehi, che brutta ferita che hai all'occhio. Cosa vi è capitato? È una storia lunga, Yel. Yel Lenton, eh? Tu di cosa ti occupi nel Maverick? La mia vita è dedicata a tutto ciò che concerne l'Atlas Technology. Elettrodomestici, automi, armi, armature. Adoro quegli oggetti luccicanti. Capisco, Nadia è sconcertata. Dunque, Yel, hai idea di dove sia mamma? No, purtroppo no.
Credo sia fuori dalla base. Forse ha a che fare con dei clienti. Clienti? Già, mi ero scordato di dirvi che noi Maverick siamo anche dei cacciatori di taglie. È un lavoro rischioso, ma dobbiamo pure far entrare degli Zenith nelle nostre tasche. O sbaglio? Oh. Ehi, tutto bene? Sì, è solo che tutta questa situazione mi ha davvero tolto le forze. Credo dovrei andare a riposare. Già, dovreste essere stremati. Decisamente, per non parlare del mio unico occhio rimasto. La mia vista si sta faticando davvero tanto. Credo di avere la soluzione adatta per risolvere il problema. Sembra che tu sia disposto a sottoporti un'operazione chirurgica fatta dalle sapienti mani mie e di Yel. Operazione chirurgica? No, stai scherzando. Avanti, Seth, non è niente di pericoloso. Beh, un margine di rischio c'è, ma non è nulla di preoccupante. Mi ricorda le visite dal dentista. Oh, non si preoccupi, c'è solo un 80% di morte permanente, niente di che. Io non lo so, credo dovrei dormirci su. Sì, anche io sono molto stanco. Vi chiedo perdono per la mia insolenza, ma avete delle stanze nelle quali possiamo riposarci, anche solo per qualche minuto? Certo, non c'è nessun problema. Lasciate che vi accompagni. Grazie infinite. Torneremo più tardi. Avvertitemi quando mamma sarà tornata. Nessun problema, pensate a riposarvi. Che forte però, sono dialoghi alternati tra passato e futuro. E da quel che ho capito anche Rudra ha chiesto di avere altri occhi. O almeno ci penserà su. Credo, questo non l'ho capito. Ah, posso muovermi? Sì, pare di sì. Bello, bello. E quindi vado a fargli visita. Sì, sì. È sparito il... Ah, mi sto facendo troppi problemi. Anzi, meglio salvare, non si sa mai. Perché se passato e futuro sono alternati, no? Come è successo in questo flashback, allora anche Nadia è cattiva. No, questo speriamo di no, vivamente. Lolo, non farmi che anche Nadia è cattiva, altrimenti spacco il gioco. Anzi, il computer, perché il gioco è digitale. Allora meglio di no. Chi c'è in squadra? C'ho Rudra, quindi... Cavolo, è Cisto, livello 17. Proverei a potenziare le armi di Rudra, ecco. Pietra Falum e acciaio. Ascia potenziata! Ed è più forte, bene così. Facciamo anche una piccola donazione. Piccola perché non c'ho molti soldi. E scusa, signore. In questa sezione del rifugio ci sono i dormitori. Bene, ho proprio bisogno di riposarmi un po'. Abbiamo già fatto preparare delle stanze per voi. Avrete anche a disposizione degli abiti puliti. Ah, Seth, ricordati di lasciarmi la tua armatura d'Avanguard. Dobbiamo distruggerla. Non puoi più tenerla, saresti troppo sospetto. Cosa? So che è pericoloso, ma questa è la mia armatura. So che sei affezionato, Seth, ma Ferion ha ragione. Non solo dovresti sbarazzarti della tua armatura, ma dovresti anche fare qualcosa per camuffarti agli occhi della gente. Sei ricercato dall'intero impero di Levizoa e dovresti usare ogni stratagemma per non farti notare. Intesi? Già. Per prima cosa tagliati i capelli. A zero, se possibile. Non ci sono alternative. Devo liberarmi sia dell'armatura che dei capelli. Puoi sempre tingerli i capelli, no? Tingerli. Avete delle tinte per capelli in questo posto? Credi che il biondo dei miei capelli sia naturale? Adesso che ci penso... sì? Ovviamente lo è, quanto sono figo. Però sì, abbiamo le tinte. D'accordo, tingiamoli. Beh, per i capelli nessun problema, ma per l'armatura? E se tenessi la tua e la facessimo laccare di un altro colore? Lascia fare me, Helvet. Ho sempre pensato che il design delle armature delle Vanguard sia magnifico, ma non di quel colore. Bianco, ma scherziamo! Un'armatura deve ispirare timore ed eleganza nello stesso momento. Il bianco è per i folletti e le fatine. Quindi? Nero, ovviamente. Va bene, scenderò a questo compromesso. Mostratemi la mia stanza e vi consegnerò tutto. Certo, da questa parte. Perdi qua. Un attimo che salvo again. Nel caso Nadia ci attacchi senza motivo. Ovviamente sto scherzando. Ecco, questa è la stanza che usavano Seth e Grant. Venite pure qui a riposare quando volete, ok? Va bene, grazie mille.
Beh, noi togliamo il disturbo. Voi sentitevi liberi di fare conoscenza del posto. Vi vorremmo chiamare quando mamma sarà tornata. Non so come ringraziarvi, davvero. Ci avete salvato la vita. Non preoccuparti, è stato Seth a salvarmi dalla prigione a Mistia. Salvare lui e voi è il minimo che potessi fare. Già, ma ora hanno preso lui. Lo tireremo fuori di lì, mia cara. Non stare troppo in pensiero per lui, eh? Una volta fuori potrai riabbracciarlo e spacciocchiarlo quanto vuoi. Ma... presa in pieno. Nadia, lo sappiamo tutti ormai, non puoi nasconderlo. E niente, sono solo con Rudra. Trovo oggetti per caso nei WC. Beh, tanto vale fare una dormitina, no? Buonanotte. Ogni volta che vado su un letto ho sempre il dubbio: ma dormiremo veramente oppure ci sveglieremo in mezzo alla notte e succederà qualcosa? No, stavolta sonno tranquillo. Bene così. Spero abbiate dormito bene. Mamma è tornata. Quando volete venite pure nella sua stanza. Nella parte sud del rifugio, ok? Ok. Arrivo subito. Insomma, dovremmo pure fare qualcosa in questo episodio, no? Non è qui l'uscita. Oh, ok, pardon. Mamma, arriviamo. Neon, sei vivo! Diciamo che sono sopravvissuto. Sono felice di vedervi. A quanto pare non sono l'unico ad aver perso qualcosa. Cosa ti è successo, Rudra? È stato Asura, un vecchio amico che credevo morto. Ma la mia perdita non ha nulla a che vedere con la tua. I serpenti ci hanno portato via tutto. I nostri corpi, la nostra famiglia, la nostra vita. Già... e avremo la nostra vendetta, puoi starne certo. Non conosco vendetta, voglio solo sapere cos'è accaduto. Ma ora abbiamo una questione più importante tra le mani. Mi aspettavo di tutto tranne che Grant fosse un traditore. Quel verme ci ha consegnati ai cavalieri e ha distrutto le prove dell'innocenza di Seth. Non si tratta di semplice tradimento. Grant stava pianificando tutto da anni. Da oltre 20 anni, a quanto ha detto. Ha parlato di Teia, di Catalyt. Mai sentito parlare di nulla del genere. I Teia sono comuni persone in grado di utilizzare la magia. Quindi anche tu e Seth? Non ne sono sicuro, ma credo che Seth sia in parte un Teia. Grant ha parlato di suo padre che ha messo al mondo un abominio, e dato che il suo sangue è solo in parte simile a quello di Nadia, un mezzo sangue mi pare plausibile. Ci ha anche rivelato l'origine del mio gioiello. È un derivato dell'Ori Halcon, ma con poteri diversi. Deve essere per questo che le analisi hanno dato dei risultati negativi. Ne esistono 3 in tutta Aria Tale. Grant le chiamate Catalyt. Quella in mano Nadia era l'unica che gli mancava. Aveva già ottenuto le altre 2. Le altre 2 Catalyt sono i doni dell'imperatore. I 2 rubini che l'imperatore Roland le bizzoa ha consegnato agli imperi di Merzen e Kerlet, in segno di pace. È stata un'idea di Grant, era sua intenzione portarli in quegli imperi, ma non ho ben capito il motivo. Ha parlato di nuclei di sintonia, ma non sappiamo di cosa si tratti. Non ho ancora capito per quale motivo ci ha traditi ora. Perché proprio dopo tutto questo tempo? L'assassinio di Levizoa è stata una sua macchinazione. Cosa? Ma io ero lì quella notte, è stato Lademis a uccidere suo padre. Grant ha usato un potente incantesimo chiamato scissione dell'anima. In poche parole, Lademis e Grant sono la stessa persona, ma con 2 corpi separati. Grant è l'artefice di tutto questo. Voleva fin subito incastrare Seth, ma tu l'hai salvato e hai mandato a morte il suo piano. Per questo ha dovuto aspettare tutto questo tempo prima di uscire allo scoperto. A che scopo ha ucciso Levizoa? Non ha alcun senso. Tutto questo disastro è stato messo in atto per rubare la Catalyt. Avrebbe potuto rubarla lui stesso o incaricare un ladro professionista. Doveva fare in modo che Lademis diventasse imperatore. In questo modo avrebbe avuto il controllo completo sull'impero. Capisco. E quindi ha aspettato fino a quel momento perché non sapeva dove trovare l'ultima Catalyt.
e una volta trovata ha messo in atto la sua macchinazione. Questo tizio è proprio malato. Ora Grant sta tornando a Levizoa. Con la sua testimonianza si avranno tutte le prove necessarie per condannare a morte Seth. Maledetto. Io, Rutherferion, gli dobbiamo la vita. Dobbiamo trovare un modo per salvarlo. Dobbiamo riportare via di lì lui e Gallian. Non vorrei farvi preoccupare più del dovuto, ma l'assenza di Gallian mi ha fatto pensare. Mi ha preoccupato anche che Gallian sia invecchiato così tanto in 7 mesi. Gallian era la Magna Marine di Ismail e ha ricevuto un duro allenamento militare. Un ottimo soggetto per i serpenti vermiglio. Lo stanno consegnando loro, proprio come hanno fatto con Demia. La situazione è davvero drammatica. Tornare a Borgol sarebbe davvero un'idiozia da parte nostra. Ma dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo stare fermi a non fare nulla. Dobbiamo salvare Seth e Gallian. Anch'io voglio aiutare Seth. È un mio amico. Ma dobbiamo guardare in faccia la realtà. Affrontare gli imperi di Levizoa e Rakan per salvare Seth. E i serpenti vermiglio per Gallian. Non siamo dei supereroi. Beh, un po' vi avvicinate, ecco. Voi occupatevi di Seth. Penserò io a Gallian. Neo, non dire idiozie. Sei da solo contro un esercito di malviventi. E il tuo braccio non è ancora funzionante al 100%. Nell'ultimo anno ho perso tutto. Non me ne starò fermo qui ad aspettare mentre uccidono un mio amico. Una delle poche cose che mi sono rimaste. Io penserò ai serpenti. Voi trovate un modo per salvare Seth. Neo, non andrai. Non puoi gettare via così la tua vita. Inoltre, non hai idea di dove si trovi l'oro covo. Come intendi salvare Gallian se tracerà l'intero impero di Rakan a mani nude? So che sei in collera con i serpenti, ma ritrova la tua lucidità. Dobbiamo ragionare e trovare un modo per salvare entrambi. Entrare a Borgol per salvare Seth è impensabile. Grant sarà probabilmente già tornato a Mistia e il verdetto non tarderà ad arrivare. Entro 48 ore Seth verrà giustiziato. Ho capito dove vuoi arrivare. Io non ancora. Allora, facciamo una breve pausa interlocutiva. Quindi, che dovremmo fare? Invece di leggere i dialoghi e loro ci danno la risposta subito, non c'è gioco. Per giustiziare Seth dovranno portarlo a un patibolo o roba simile. Basterà andare lì e dire: questo omicidio non sa da fare né ora né mai, salviamo Seth, lo portiamo via, eccetera, eccetera. Il problema è come trovare il covo dei serpenti vermiglio. Dovremmo trovare un informatore, perché cercarlo così è impensabile, appunto. Oppure potremmo dedurlo. Ma come si deduce un covo? Vedremo adesso. Secondo le leggi dei Rakan, la giustizia divina deve essere visibile agli occhi del popolo, in modo che la gente impari dagli errori degli altri, per non commetterli di nuovo in futuro. Quindi, patibolo confirmed, Seth verrà giustiziato in pubblico. Nella piazza di Benedicta, la capitale di Rakan. È molto rischioso, ma portare via Seth dalla piazza di Benedicta sarà molto più facile che portarlo via da Borgol. Quando Seth sarà sicuro, troveremo modo per salvare Gallian. Per quanto ne sappiamo, potrebbe già essere stato trasferito nel covo dei serpenti vermiglio. E noi non abbiamo idea di dove sia questo posto. Non abbiamo più tempo. Sarà già un ottimo traguardo se riusciremo anche solo a salvare uno dei due. No, noi ce la faremo in qualche modo. Sì, noi ce la faremo in qualche modo. È la frase giusta. Già finito il capitolo? Sì, mi pare di sì. Quanto siamo? Mezz'ora. Va bene che i tagli ridurranno nettamente la durata, ma direi che per oggi può bastare qui. Sì. Diamo un'occhiata ai prossimi episodi. Allora. Horus si è cambiato parecchio, sai? 7 mesi sono tanti per tutti. In questo, beh, staremo con sti tipi e vedremo Seth condannato. Allegria. Mentre Martia deve... ha un compito, non si sa niente. Come al solito ci penserò su e vi saluto a quando capita.